programmato una grande mostra al PAC dedicata a Enzo Mari all'interno di un ciclo che riguardava la relazione tra l'arte contemporanea e la cultura del progetto. Non appena voi vi siete insediato come presidente della Triennale abbiamo avuto molti incontri di condivisione di progetti, di programmi, e è sembrato a tutte e due naturale che la mostra dedicata a Enzo Mari abbia luogo qui alla Triennale. La decisione è stata una decisione appunto condivisa, adesso i tempi di programmazione naturalmente verranno poi comunicati dalla Triennale. Ci sembra anche giusto che questo grande omaggio che vogliamo fare a una figura, e d'altra parte prima è stata richiamata la atipicità di alcune delle grandi figure che hanno fatto la storia di Milano, venga celebrata, raccontata, analizzata qui alla Triennale, che naturalmente anche l'aspetto scientifico di approfondimento del lavoro di Mari venga realizzato qui alla Triennale, naturalmente sotto la supervisione del suo presidente Stefano Boeri. Credo che sia opportuno che questa notizia venga ora già annunciata e divulgata, proprio perché rappresenta davvero un aspetto importante di programmazione per la città, ed è anche nel segno di come noi intendiamo il rapporto tra le istituzioni cittadine. Io dico sempre che quando uno entra in un museo non pensa alla ragione sociale del museo stesso, ma ad essere in un certo senso coinvolto in un'esperienza. Noi pensiamo che i musei di Milano e le istituzioni espositive, le istituzioni culturali, sempre di più stiano ragionando in termini di arcipelago connesso e coeso che crea ponti di dialogo e di condivisione, e da questo punto di vista credo che questa iniziativa e questo progetto rappresenterà un passo molto importante e significativo. Non so se tu vuoi, Stefano, aggiungere la tua. No, io dico solo che la Triennale ha concluso qualche mese fa una grande mostra su Ettore Sozzas, si appresta ad aprire nell'autunno prossimo una grande mostra su Castiglioni e a programmare per il settembre 2019 una grande mostra su Enzo Mari. Questo è, come dire, un pezzo non solamente di una restituzione doverosa tra eroi della progettazione della creatività, ma anche un modo ancora una volta per far dire la Triennale come hub per tutto il mondo della progettazione internazionale. Grazie mille.